Benvenuti a tutti in questo nuovo video, come vedete registriamo a pieno schermo perché cominciamo a parlare di un programma che a me a livello scolastico, insomma, per un sacco di, un sacco di cose mi ha aiutato molto. Eh, parleremo di Microsoft Office Excel, un programma offerto dalla Microsoft che permette di fare calcoli e elaborazioni di dati, insomma, grafici, eh, tutta una serie di cose. Prima di cominciare però con questa serie di video devo fare una premessa. Eh, noi vedremo Microsoft Office Excel, ma vedremo quello che io conosco di Microsoft Office Excel. Eh, è chiaro che per, per utilizzare questo programma al meglio, per sapere eh, tutte le funzionalità, tutti i segreti e, tutto, e tutti i componenti, tutte le sue funzionalità. Eh, bisogna prendere un libro, o comunque, eh, leggere guide su internet che parlano di quelle o direttamente il supporto della, micro, della Microsoft, che ha delle sue guide in linea per eh, eh, appunto eh, spiegare come, come si fanno certe cose, come utilizzare certe funzioni, certe formule. Eh, ah, e devo anche premettere che quello che vedremo in Microsoft Office Excel può essere utilizzato. Eh, anche in alcuni software eh, gratuiti, quindi che non fanno parte del pacchetto Microsoft, ma magari ehm, la LibreOffice per Linux ha un suo eh, software che è paragonabile a Excel eh, oppure OpenOffice.org che è un altro software che appunto fa le stesse cose di eh, Excel. Detto questo, buona visione possiamo cominciare. Per aprire Microsoft Excel basta scrivere nella casellina di ricerca se avete Windows 10, Windows 7, Windows 8, basta scrivere Excel e come vedete la, la prima, eh, il primo risultato che mi fa vedere è proprio Microsoft Excel. Eh, la versione che sto utilizzando è la versione 2019, quindi è abbastanza recente. Apriamolo. Questa è la schermata di presentazione che ci dà Excel addirittura da buonasera e mi dice buonasera mi saluta e eh, cominciamo subito con questa schermata che ci chiede insomma cosa vogliamo fare eh, se vogliamo fare un tour se vogliamo fare se vogliamo creare una cartella di lavoro vuota insomma quello che tutta una serie di opzioni che ci dà addirittura esercitazioni sulle formule quindi vedete che ci aiuta anche eh, il programma stesso a imparare il suo funzionamento e noi per ora Clicchiamo su cartella di lavoro vuota ed ecco la schermata che quindi dovrebbe rappresentare la nostra prima cartella di lavoro. In questo caso possiamo vedere, vediamo subito che non è ancora stato salvato perché si chiama cartella 1, eh, poi potremmo dargli noi un nome, insomma vedremo, ma adesso cominciamo a ehm, chiarire un po' di termini. Perché si chiama cartella di lavoro? Si chiama così perché questo file è un contenitore di fogli di lavoro, cioè, ricapitoliamo, la cartella di lavoro è un contenitore di fogli di lavoro. Quali sono i fogli di lavoro e che cos'è un foglio di lavoro? È questo rettangolo bianco diviso in tanti rettangolini a sua volta, ehm, all'interno del quale noi possiamo scrivere, insomma, fare grafici, fare quello che dobbiamo fare. E ehm, come vedete, noi siamo all'interno del foglio 1 della nostra cartella di lavoro. Se io volessi eh, creare un altro foglio di lavoro, eh, mi basta premere su questo più e, come vedete, ehm, si, è aggiunto, si è aggiunto foglio 2, foglio 3, foglio 4, eccetera, eccetera. Insomma, quello che, quanti me ne servono? E, da, da che cosa è caratterizzato un foglio di lavoro? Come vedete il foglio di lavoro è suddiviso in tanti rettangolini. Questi rettangolini si chiamano celle e ogni cella è caratterizzata da due coordinate, eh, che sarebbero la coordinata di riga, stabilita dai numeri 1, 2 fino a quello che sia, e la coordinata di colonna A, B, C, D, E, F, D, eccetera, eccetera. Eh, quindi, che cosa vuol dire questo? Nel momento in cui io vado a selezionare, quindi faccio clic col tasto sinistro del mouse su un'altra cella, per esempio in questo caso, eh, ho selezionato la cella D, così si legge prima la, la colonna, 4 la riga, quindi la cella è la D4. E come vedete c'è scritto anche qui ehm, in alto per facilitare, se io Selezionarsi per esempio questa cella qua giù, vedete che ho selezionato la cella O alla riga 7. No? Le coordinate sono date da, dall'incrocio di, di colonna in questo caso e riga. Un'altra parte importante del programma che stiamo imparando a utilizzare è questa zona qua, cioè ehm, questa barra appunto, che viene chiamata eh, barra delle formule. Qui dentro che cosa ci, sarà? ci saranno eh, le formule che noi utilizzeremo, eh, compariranno scritte le formule che noi utilizzeremo e anche altro. Bene, purtroppo il tempo è volato via. Eh, io vi rimando al prossimo video nel quale insomma cominceremo a utilizzare bene Microsoft Excel. Cominceremo a capire un po' che cosa si può fare eh, con questo programma. E eh, eh, utilizzeremo anche le nostre primissime formule di Excel. Eh, detto questo, io vi saluto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace, lasciate un commento, lasciate anche critiche che sono sempre necessarie affinché io possa migliorare. Eh, vi ricordo, se potete, per favore di iscrivervi al canale perché così mi fate capire che quello che sto facendo vi piace. E eh, quindi posso andare avanti? Detto questo, io vi saluto e ci sentiamo alla prossima.